Ma non c'è la sigla, ma stai scherzando? La sigla non c'è, cioè che sigla vuoi fare? Vuoi cantare qualcosa? C'è chi canta e c'è chi balla. Benvenuti. Allora, benvenuti. Buonasera. Sarà poi pubblicato, chi lo sa. E chi fa da moderatore? Scegliamo un moderatore. Mi sembra chiaro che non può farlo né Federico né Bergonzi, cioè, è ovvio. Lo fai allora, tu il moderatore, Nardo, lo vuoi fare tu? Cosa implica essere un moderatore in una chat di cinema? O podcast, per meglio dire. E praticamente sei tu che dai la parola, poni anche le domande, gestisci un po' tu quello che è i turni per poter parlare anche. Come sempre, soverchiato dalla responsabilità. Molto bene. Quindi questa sera questo trio è riunito per parlare di film, soprattutto di cinema, nella loro grazia e bontà. Quindi abbiamo l'espertissimo Paolo Bergonzi, che doppiatore, nonché spacciatore professionista. Abbiamo... che poi ci denunciano. Bava Federico, che salutiamo, che è un attore, tra l'altro anche cinematografo, quindi sa di quel che si va a parlare. E poi ultimo, ma non meno importante, il bellissimo e levissimo, me stesso, me medesimo, Andrea Narducci. No, Andrea Narducci, vi parleremo di quattro film a caso, no? Sì. Quattro film a caso, però con dei collegamenti che collegano uno all'altro. Un po' col concetto dei sei gradi di separazione, che in questo caso sono quattro. Che sono quelli che abbiamo tutti dall'altro sesso. Cioè? Io ne ho anche di più, forse ne ho anche una ventina di gradi di separazione. Benissimo, noi ci limitiamo, diciamo che siamo bravi e belli, ne abbiamo solamente sei. Ma iniziamo col primo film. Che presentiamo. Ecco, il primo film è stato scelto, quindi è l'inizio della cascata di collegamenti, no? E sì. Il primo film è stato scelto da me, Paolo Bergonzi, e ho scelto Southern Comfort, che in italiano è stato tradotto con I guerrieri della palude silenziosa. Un adattamento del titolo che... Sì, no, infatti l'adattamento non si presta assolutamente. No. Strizza l'occhiolino al famoso Barbon, Southern Comfort. È un film dell'81 di Walter Hill. Walter Hill, giusto per dare una piccola infarinatura, è stato quello che ha fatto la regia di Guerrieri della Notte. Infatti questa traduzione di Guerrieri della Palude Silenziosa, anche lì vuole di nuovo strizzare l'occhiolino un po' al successo del film precedente. Esatto. Guerrieri! No, non ho tre bottiglie. Vabbè. Esatto, sì. Quello delle bottiglie, per intenderci. Tra l'altro credo che grazie a questo figurino anche vicini nei vari elenchi, liste, film, eccetera, in italiano. Perché quando uno vuole acquistare un film, I guerrieri della notte e I guerrieri della palude silenziosa, entrambi di Walter Hill, se li trova uno dopo l'altro in ordine alfabetico. Ma adesso i nostri numerosi ascoltatori si chiederanno, ma qual è la trama dei I guerrieri della palude silenziosa? Aspetta, voglio rispondere un attimo a questa questione con del signor Bava, perché in realtà il dottor film non è mai uscito in Italia in home video. Ah. Quindi non si trova. Ah. È uscito in Italia ben 2 o 3 anni dopo che l'uscita nelle sale statunitensi, ma in Italia poi non è mai stato portato, anche perché è stato un mezzo flop sia negli States sia, ecco, qua già vediamo Narducci che gongola e mangia patatine o quello che è. E cosa sono? Uova? Ah, mandarini. Un mandarino sta mangiando, sì, si contiene. E qua c'è una citazione anche di un altro film, Tangerine. Vabbè. Non farmi parlare, Bava! Allora, la trama di questo film, per farla
In breve, sono un gruppo di un piccolo plotone chiamato Bravo nella palude. Come l'aranciata. Esatto, questa sorta di rappresentanti dell'aranciata Bravo, che sono militari ma della Guardia Nazionale, e questo è un elemento importante perché non sono... Un po' come i vigili urbani, no? Sì, sono, diciamo che sono la versione... sono dei riservisti dell'esercito degli Stati Uniti. E gente presa un po' così, un po' a cazzo, come ci fa vedere Narducci, sono praticamente gente che si arruola per un po' di piccioli, gente un po' squilibrata. C'è uno tra l'altro dei protagonisti, mi pare TK Carter, e anche uno spacciatore. Tra gli altri c'è un insegnante di educazione fisica, insomma, un po' gente un po' alla sbandata. Cosa succede? Si trovano in questa palude, abbiamo perso Bava, si trovano in questa palude e devono fare una piccola missioncina, un po' delle balle, ovvero andare in un determinato punto della palude. Sì, devono fare un'esercitazione, andare da un punto A a un punto B. Esatto. Io aggiungerei solo che ci saranno sicuramente anche un po' di volontari in quel tipo di forze, perché sono quegli invasati un po' all'americana, ma anche in Italia ce ne sono, esatto, che vanno volontariamente nelle armi perché, boh, gli piace l'esercito, gli piacciono i ranghi. Infatti poi avremo scusate, prima ho citato TK Carter, in realtà il personaggio si chiama Tyrone Creeps. Abbiamo tra questi invasati c'è Lonnie Rhys, che è praticamente già militare, infatti è un caporale, e l'unico che probabilmente ha combattuto, viene dichiarato all'inizio del film, è il sergente Crawford Poole, interpretato, sì, da Peter Coyote. Comunque, come si sviluppa questa vicenda? Devono attraversare questa palude, ma arrivato a un certo punto la palude è allagata e non possono attraversarla. L'opzione è o di tornare indietro, oppure, visto che trovano delle canoe, prendere le canoe e attraversarlo. Ma all'interno di questa palude ci sono i Cajun, che sono praticamente i redneck della Louisiana, gente che tra l'altro parla un francese brutto, quasi incomprensibile. Come il mio francese al liceo. Esatto. Comunque decidono di prendere queste canoe e lasciare un bigliettino scritto per questi Cajun, che probabilmente non sanno neanche leggere, il fatto che hanno preso queste canoe, gliene lasciano una e possono andare a riprendersi le altre dall'altra sponda. Danno per scontato che capiranno. Sì, no, infatti. Mentre attraversano questa... Perdonami se ti interrompo. Questo trappello di soldati ha anche un po' fretta, no? Anche un po' fretta, perché in realtà c'è il Keith Carradine, che interpreta il soldato Spencer, ha organizzato una seratina interessante per quando arriveranno nel luogo, con delle ragazze, insomma, un po' di divertimento. È stata bella la battuta nel film: sono pronte a subire una penetrazione militare da una piccola unità. Esatto. Sì, perché allora, il cinema di Walter Hill è costellato di parolacce e ingiurie. Su questo, ma soprattutto di un elevato grado mentale, no? Tra gli attori. Che... Allora, cosa succede? Mentre attraversano questo pezzo di palude allagata, compaiono questi Cajun dalle mangrovie, e quel simpaticissimo soldato di prima classe, Stackey,
interpretato da Louis Smith, che assomiglia tra l'altro terribilmente a James Franco, secondo me è il clone. Anche un po' a Kevin Dillon, te lo ricordi Kevin Dillon? Ah, giusto, anche a Kevin Dillon. Somiglia un sacco a Kevin Dillon. Sì. Veramente l'archetipo del coglione, questo tipo qua che stai per citare, questo Lewis, il, sì, il suo personaggio, il soldato di prima classe Stakey, come dice, esatto, come dice Wikipedia. Veramente, esatto, l'archetipo del coglione. Più coglione è bello vedere indietro le quinte dell'ufficio di Bava con Wikipedia aperta. Madonna, ma quanto ne sa, eh? Ma ne sa tanto! La... Io sono preparato, amico! Per tornare all'inizio, questo simpaticissimo Stakey, siccome... Ah, ecco, cosa importante. Tutte le armi che hanno sono caricate a salve. Cioè, sparano proiettili finti. Fanno solo pum 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 e basta. Ti faccio e cut dalla regia, devi andare più veloce con la trama. Ah, questo Stakey cosa succede? Spara ai Cajun che si incazzano a manetta. A salve, e... gli spara a salve. Gli spara a salve, giusto. Ecco, per fare il simpatico. A salve. Decidono di... no, i Cajun si buttano a terra impauriti, ma uno di questi spara e ammazza il loro comandante, il sergente. Il sergente, sergente Crawford Poole. Loro vanno nel panico, lo prendono, non sanno cosa fare, lo decidono di continuare nella missione, lo imbarellano morto e continuano. Il problema è che questi Cajun li stanno seguendo. Li seguiranno per tutto il film e li faranno fuori a uno. Ci sono delle situazioni, poi ecco, l'unico Cajun che vediamo che viene poi catturato è l'attore Brion James. Sì. Che lui non è, lui non è del luogo, intendo, non è un Cajun, come dicevi. No, che... no, lui è un Cajun come personaggio. Sì, ma non è il... Brion James è un attore anche abbastanza noto, voglio dire, non è uno del luogo. Brian James è un caratterista che ha fatto un botto di film. Sì, ha fatto Blade Runner. Blade Runner. Sì, faceva l'androide di Blade Runner, quello che viene... Sì, quello della tartaruga, all'inizio. Quello della tartaruga, bravissimo. Io me lo ricordo solo con un codino unto che veniva gonfiato di botte dall'eroe di turno, perché ha sempre solo fatto quello, cioè a parte... Sì, sempre parti di merda. È vero. O Patrick Swayze o qualcuno, perché ha fatto anche Alba d'Acciaio con Patrick Swayze, sì, che è un film degli anni '80 che avevo visto da piccolo e non me lo ricordo. Alba d'Acciaio, è aperta a mille interpretazioni, ma non viviamo! Vai. Comunque, vengono fatti fuori pian pianino tutti quanti e ognuno di loro impazzisce durante questa... ricerca di tornare vivi, soprattutto alla civiltà. Ne sopravvivono solo due che arriveranno poi in un villaggio di Cajun, dove ci sarà poi lo scontro finale tra i Cajun, i seguitori, e questi due. Sopravvivono Kit Carradine, ovvero Spencer, e oddio, Hardin, che Powers Booth, e Kid Carradine sopravvivono. Esatto, sopravvivono solo loro due, che anche lì con una rocambolesca, un rocambolesco scontro con i Cajun riescono a farli fuori, e poi termina con loro che vedono i, come si chiama, i mezzi della Guardia Nazionale che li stanno andando a prendere. Fantastico. Io avrei aggiunto però un finale diverso, dove quelli della Guardia Nazionale sparano loro due scappando. Sarebbe stato meraviglioso. Per completare l'intelligenza. Io qua potrei dire, s'apre il dibattito. Quel fermo immagine finale, tra l'altro, proprio con la stella bianca USA 981, c'è cioè la sigla del camioncino, è... emblematico proprio. Allora, io lo definirei pigro, però sono io. Il finale secondo me è bellissimo, perché in realtà si vede loro che prima agoniano tanto il fatto di voler tornare alla compagnia o comunque alla civiltà e non in mezzo a sto bordello infernale. In realtà rimangono fermi,
a guardarli, cioè come se fossero, come se non avessero il coraggio di rientrare nella società dopo quello che hanno vissuto. Sì, non ci credono. Esatto. C'è una sorta di incredulità e anche un... E mo che facciamo? Cioè, che facciamo? Cosa siamo diventati? Cosa siamo? Cioè, pone tanti interrogativi. Ci siamo? Non hanno vita abbandonati. Facile. Non hanno vita facile, voglio dire, scampano da quel villaggio Cajun per un pelo, voglio dire, si salvano. Io tra l'altro pensavo che li avrebbero ammazzati entrambi e che finisse con tutti quanti morti, però invece questi due riescono in qualche modo a scappare e a svignarsela da un villaggio Cajun che credo sia un vero villaggio Cajun. E ricorda, con tutti che ballano quella festa del paese, eccetera, qui comincerei con comincio un po' con i rimandi, perché ricorda un po' i Cancelli del Cielo. Te lo ricordi i Cancelli del Cielo di Cimino? Cancelli del Cielo mi manca. Ok, c'è una scena di ballo popolare. È stato interessante la parte di Bava che non l'abbia chiesto a me, perché già conosceva la risposta. Io non lo so, ho chiesto a Bergonzi perché lo vedo, sai cosa, Nardo, mi alleo un attimo, perché lo vedo un po' come l'accademico, allora gli vado addosso con tutte le questioni, con tipo Michael Cimino e i Cancelli del Cielo di 4 ore, ho detto probabilmente vado a chiedere. Io l'ho visto i Cancelli del Cielo, ne ho anche un paio di copie in DVD, una integrale, una con i tagli, e vabbè, comunque la faccio breve, ricorda un po' quelle atmosfere, quasi a generare una contrapposizione tra i nativi e gli usurpatori. Allora, colonizzatori. Sì, perché in realtà, allora, Walter Hill ha avuto un po' di, come si chiama? È stato mal interpretato perché è stato visto come un film sul Vietnam o comunque con tematiche simili al Vietnam. In realtà lui non voleva questo, lui voleva praticamente... ha messo solamente dei militari nella palude a muoversi con degli M16 perché non voleva dei richiami. No, lui in realtà... le punte, Narducci, le punte devi fare. Io dico quello che ho visto nel film, perché l'ho visto. Se come il resto della massa che non ha capito questa sottigliezza. Sono il grosso del pubblico a cui questo film ha fatto cagare. No, non puoi dire così. Anche perché, no, volevo dire che ha dei rimandi a Sam Peckinpah. Perché lui ha scritto la sceneggiatura di un film di Sam Peckinpah. E infatti poi ha fatto un omaggio nel film precedente a questo, che è Le Lunghe Ombre. Le Lunghe Ombre. Ah, I Cavalieri dalle Lunghe Ombre di due anni prima. I Cavalieri dalle Lunghe Ombre, sì, bravissimo. Ed è del 79. Sì, perché lui si rifà un pochettino a quello che è il cinema di Sam Peckinpah, è stato un po' un suo maestro. E qua è possibile. Si vede molto il fatto che abbia dei rimandi a quello che è la cinematografia. No, mi correggo, è dell'80, hai ragione tu, I Guerrieri della Notte, I Cavalieri delle Lunghe Ombre e I Guerrieri della Palude Silenziosa. Esatto, sì. Il rimando del maiale l'ho colto, Il rimando del maiale, ma allora... Sì, allora, c'è da dire che il... Non so che cazzo sia, sempre che fa. Non lo so. Sam Peckinpah è il regista del Mucchio Selvaggio. Grazie. Di Getaway. Ha uno stile, adesso che mi ci fa pensare Paolo Bergonzi, anche se io poi darò un altro rimando di regia. Comunque mi fa pensare, perché è vero, comunque c'è molto realismo in Walter Hill, in questo film in particolare. Come plot ricorda molto I Guerrieri della Notte, nel senso che è un gruppo che deve tornare a casa. Come I Guerrieri della Notte, esatto. In mezzo a tanta gente, probabilmente tanti gruppi diversi all'interno di questa Guardia Nazionale, questo plotone, appunto, con il suo sergente, deve fare ritorno a casa. Lo stile di regia comunque è molto realistico, intendo dire anche come fotografia, come movimenti di camera, come suono, come audio. Tu che ne pensi? Lì ha avuto molti problemi per la registrazione, infatti facevano al massimo 2 o 3 take per ripresa, perché avevano dovuto montare una sorta di
come si chiama, di trabattello su cui mettere la camera per fare le riprese. Ah. E quindi la preparazione è stata tra l'altro pochissima, perché è un film comunque a low budget, e gli attori sono stati molto bravi, a parte che si è scelto un cast che poi si è rivelato anche in futuro essere dei grandissimi attori, tra protagonisti e caratteristi, perché Kit Carradine aveva già fatto qualcosina, però Powers Booty, o come si chiama, Fred Ward, che è un altro caratterista. Sì, ha fatto Il mio nome è Remo Williams, Fred Ward. Esatto. E Powers Booth ha fatto... Soprattutto ha fatto... Fred Ward ha fatto Tremors. Sì, Tremors. Giusto. L'ho beccato Tremors, e Powers Booth invece ha fatto La foresta di Smeraldo di John Boorman. E soprattutto, sai che ruolo ha fatto? Ha fatto una piccola particina. Sin City. Non mi delude, Bada. Non mi delude. E in U-Turn di Oliver Stone con Sean Penn e Jennifer Lopez. Ma U-Turn è quello che tocca la spalla. Wikipedia sulla pagina degli attori, si guarda tutto quanto e se la spaccia. No, tesoro, no. L'unica cosa che ho guardato, per non dire fregnacce, è I Cavalieri delle Lunghe Ombre, che fosse antecedente ai Guerrieri della Notte, e invece posteriore ai Guerrieri della Notte. Sì, posteriore. Il problema è che vediamo il rifletto delle lenti, è quello, doveva mettersi le lenti a contatto. No, le so, Powers Booth certo che so chi è. E poi c'è Peter Coyote, anche non mi ricordo in questo momento proprio di preciso in quali film l'abbia visto, però ne ha fatti tantissimi Peter Coyote di film. È uno di quelle facce alla Harry Dean Stanton, un po' quelle facce da America rurale, da bar biffe, che hai visto un sacco di volte. Più da bar. Comunque, intervengo per i rimandi, perché intendo dire, ho detto sì, riprendi i Guerrieri della Notte, tu dici Sam Peckinpah, io dico Friedkin, dico William Friedkin, perché mi è venuto in mente subito Un tranquillo weekend di paura, è di John Boorman, Un tranquillo weekend di paura, scusate, mi è venuto in mente subito Un tranquillo weekend di paura, ma che, di cui è veramente fratello, è veramente cugino questo film, perché l'ambientazione tra l'altro è anche acquatica, lì siamo in un torrente, siamo comunque di fronte a delle persone sì capaci di sopravvivere, di muoversi in spazi selvaggi, però non degli specialisti e non dei professionisti, sono comunque, diciamo in parole buone, un po' dei gaggi. Scusami, finisco. A differenza di Un tranquillo weekend di paura, sono dei civili più preparati della media. Questi sono vestiti da militari, equipaggiati da militari, ma sono meno preparati dei militari. E sono circondati da... Come la Guardia Nazionale che è andata contro Rambo. Infatti... E abbiamo visto che fine ha fatto. Rambo, tra l'altro, oltre ad essere un film dello stesso anno, un film che ci somiglia tantissimo a questo, comunque. Il primo Rambo. No, il primo Rambo. Guarda che il primo Rambo, comunque, è realistico. Cioè, è bello il primo Rambo. Il primo Rambo è bello. Non ha niente a che vedere con questa porcata dei cosi della... No. Allora, capiamoci subito. A me è piaciuto qui Southern Comfort. Sono un grande fan di Walter Hill, te lo dico, sono un grande fan di Walter Hill. Facciamo parlare Nartucci, facciamo parlare l'avvocato del diavolo. Benissimo, io sono colui che rappresenta la folla alle mie spalle, la stragrande maggioranza di coloro che hanno visto questo film con così tanti significati nascosti che io non ho colto, con una ricerca culturale che io non ho colto, e fondamentalmente io ho valutato semplicemente il film su quello che poteva offrirmi, ovvero una storia di un gruppo di persone sprovvedute che si improvvisano militari e devono andare da punto A a punto B facendo minchiate dall'inizio alla fine. Chiaramente io avrei voluto vedere di più una sorta di drammaticità crescente, cosa che io l'ho visto. Più che altro quando loro per la prima volta vedono il corpo martoriato
di una pallottola di un certo calibro che è entrata sul retro dell'orecchio del loro comandante e ha aperto tipo una mela dall'altro lato e litigano tra di loro, ma senza il dramma del oh cazzo è morto, oddio ma è morto sul serio. Ma lì si, lì si ribaltano le canoe, succede tutto un casino, perdono la radio, perdono la cartina, la bussola, e cioè lì c'è una bella scena di panico, eh. Sì, è una bella scena di panico, però poi la scena di panico termina esattamente quando escono dall'acqua. Non prosegue. Io avrei voluto vedere un dramma... No, dai, sono impanicati. È molto realistica la regia, intendo dire che non è che si sofferma troppo sul primo piano dell'angoscia del soldato. Li segue in questa missione, quasi quasi a reportage, ma molto distante da reportage, è comunque un film di finzione. Però rimane, secondo me, voleva dargli un po' quell'idea di essere uno che comunque documentasse questa faccenda. E, beh, però si sente un po'... Volevo dire un paio di cose rispetto a quello che ho detto prima di Un tranquillo weekend di paure per cercare di attenuare un po' le forti critiche di Narducci. Sì, è, secondo me è realismo, non c'è drammatizzazione, però viene fuori moltissimo l'alienazione che arrivano a raggiungere questi soldati lì in mezzo. Cioè non sanno più dove sono e sono comunque a un metro da casa. E un metro no, perché vabbè, quelle paludi saranno grosse come il nord Italia, probabilmente, non lo so. Siamo in Louisiana, è gigantesca e tutto quello che vuoi. E quello su cui voleva insistere un po' l'ostilità degli indigeni, un po' l'ostilità e la differenza e la paura da parte dei soldati di qualcosa che fondamentalmente non conoscono. E generandogli del panico da ignoto, che ricorda i Viet Cong, che ricorda Alien anche un po', che è prodotto da Walter Hill, che ricorda i guerrieri, la notte di, i guerrieri della notte di New York, loro che devono comunque sfidare questo buio, che sono questi Cajun che li... Paragonare Alien a questo film è come paragonare la Cappella Sistina alla Cappella. Ma non è vero, non è... Comunque l'ha prodotto Walter Hill anche Alien, cioè... Ha messo ritordi, per ma è lì che c'è... È di Walter Hill Alien, ok, l'ha girato Ridley Scott. Meno male, quella è una bella idea. Mi è piaciuta tantissimo. Stile questo completamente diverso Ridley Scott da Walter Hill. Comunque sì, viene fuori, secondo me viene anche fuori un'altra cosa, ci riflettevo durante il film. Ditemi cosa volete, ditemi cosa ne pensate, il tramonto del soldato. Secondo me voleva un po' anche tirare via, cioè, come dire, non proprio con questo film, ma in generale in quel periodo, secondo me, il soldato ha perso un po' del suo valore eroico dopo il Vietnam. Sì, guarda, io sono d'accordo, avessi visto il film. Quale film? Il tramonto del soldato. È no, un film, non no? È il film. No, no. Mio caro, mi arrivi. Il tramonto del soldato, che cazzo è? No, sto dicendo che diventa un po' un tramonto del soldato questo. Cioè, i soldati che proprio non ce la fanno neanche a casa loro. E nei sentieri e nelle zone in cui sono abituati ad esercitarsi. Vuole combattere un po' il machismo del cinema del Vietnam, cioè con ambientazione Vietnam, con il machismo invece dei perfetti rincoglioniti, pazzi esaltati, tant'è che c'è una scena in cui c'è Alan Hawdry, attore che interpreta il caporale, lo chiamano coach, quello che fa l'insegnante di quello che capisce. Esatto, qua abbiamo una diapositiva dove praticamente dà fuoco alla capanna del primo cacciatore, quello interpretato da Brian James, veramente soprannominato Zio Tom, tra le altre. Chiamalo Zio Tom, dove entra dentro, si apre la camicia, si disegna una croce e gli dà fuoco. E qua ma è realistico quello. Allora, ma più che realistico, perché poi se lo chiedono tutti e poi da lì in poi questo qua... Senti l'altro che mi sfotta, è realistico, veramente. Aspetta, sono realistico. Andre, lui si chiama l'Angelo Vendicatore, fa solo l'Angelo Vendicatore, e fa il Ku Klux Klan. Cioè, ce l'ha coi neri, perché quando sta entrando e c'è Tyrone Cripps che gli dice ma cosa stai facendo, insomma cerca di bloccarlo, lo guarda malissimo e gli fa tu non mi devi rompere le scatole,
insomma, lo tratta. Io ho apprezzato tantissimo però l'onestà di Cribs quando gli chiedono: ma tu che mestiere fai? Io vendo droga ai ragazzini. E glielo spacciato. Che fai di mestiere? Lo spacciatore. Io faccio il soldato. E vengo a fare il soldato. Poi ti fa capire la linea della gente che popola le... cioè la gente che popola, da chi è popolato questo plotone di pazzi psicopatici, rifiuti della società. Più che altro un po' degli invasati. A me veniva in mente oggi, potresti paragonarlo a un gruppo di gente che fa soft air in maniera davvero immersiva, di quelli proprio che ci credono tantissimo, esaltati, un po' fanatici anche. Così, comunemente detti dei tamarri, non so, gente che quel tipo, e mi ricordano, oppure facendo sempre dei rimandi cinematografici, come gruppo di soldati, per quanto fossero veramente davvero male assortiti e anche un po' incapaci e soprattutto spaventati, mi ricorda moltissimo Full Metal Jacket, anche per quanto, come se, ho capito, Nardo, attenzione nella prima parte. Nella prima parte. Attenzione Narducci, che adesso me ne tira di tutti i colori, però Kubrick non è un realista per niente, quindi è diverso comunque il tipo, il taglio che gli dà alla vicenda. No, sai com'è, uno dei due film se ne discute ancora oggi, l'altro se non me lo diceva Bergonzi. Hai ragione, però Southern Comfort, al di là del titolo in italiano, è celebre come titolo. Sì. E, insomma, cioè, è abbastanza famoso. Poi se non vi ricordo, non so se l'avete mai visto Bergonzi, Nardu, non lo so, non lo so in che senso, magari l'ho visto, il salario della paura di William Friedkin, che è un film di 3 o 4 anni prima, cioè tutti i mesi ce l'ho. Sorcerer è il titolo originale, è ambientato in Centro America con quattro delinquenti che sono scappati dai loro rispettivi paesi per nascondersi, e però hanno bisogno di soldi per andare via. In combinazione si trovano tutti e quattro per una missione, devono guidare due enormi camion in mezzo alla giungla e riuscire ad arrivare da un punto A a un punto B, anche lì. In Centro America. La regia di Friedkin è molto simile a questa, similissima, e i problemi dei protagonisti sono molto simili, cioè sono degli occidentali che si trovano in serie difficoltà a livello di habitat e di adattamento al luogo e alle persone. Alla fine ce la fanno, in realtà non te lo dico, finisce malissimo quel film, in realtà. Te lo Grazie. Finisce. Guarda, stavo già correndo a vederlo. Non ce la fa nessuno. Lo cito soprattutto per un motivo, perché voglio omaggiare il Bergonzi delle sue, chicche che diceva su Walter Hill, su Sam Peckinpah, sui problemi delle riprese avute in questo film. The Sorcerer di William Friedkin ha un tema musicale all'apertura dei titoli, che è quello che è stato usato per il trailer dei Guerrieri della Notte. Per il trailer. Benissimo, io purtroppo, dato che sono stato investito del ruolo di moderatore, l'ultima 40 chicca, minuti che stiamo parlando di questo film. Le musiche sono di Ray Cooder. Bravissimo. Gran colonna sonora, grande intervento, sì. Gran colonna sonora quel film. Sì. Possiamo pure di parte. Va bene, scusate se sono a parte gli scherzi. Ti abbiamo sfidato, Nardo, adesso devi dire. Vabbè, a parte gli scherzi, giustamente io rappresento il pubblico medio, quello tra l'indice e l'anulare. Dille tutte. Prego? Dille tutte, vai, spara. Allora, io volevo terminare adesso, giustamente, di parlare della palude dei Guerrieri Silenziosi, anche perché abbiamo menato un po' tanto il camperlaio in questo meraviglioso film, e il cane esausto. Quindi io direi di concludere, ognuno dice lo consiglio, non lo consiglio, e passare poi al film successivo. Allora, io lo consiglio per una visione... Anche se l'ha chiesto, sono io il moderatore, scelgo io adesso. Il cinema americano... non del tutto mainstream, anche se Walter Hill io lo ritengo un regista mainstream, però è un film già più indipendente, più una nicchia, un po' alternativo. Sì, lo consiglio, questo è tutto quello che ho da dire. Perfetto, quindi adesso giustamente anche il dottor Bergonzi dirà la sua. Il mio voto è 7.
Io appoggio quello che ha detto il dottor Bava, perché secondo me è un film che va visto, perché va un po' a scardinare quello che sono i canoni del classico film di guerra o comunque di quell'ambiente. C'è una forte ricerca sul territorio, una bella inquadratura, una bella fotografia. Il montaggio ogni tanto perde un pochettino, anche se in realtà per come è stato montato in quegli anni lì andava molto, il fermo immagine, dissolvenze strane, tutto. Comunque sì, lo consiglio perché secondo me è uno dei film degli anni Ottanta che merita di essere in uno scaffale, sebbene l'home video non c'è. Io non lo consiglio, c'è di meglio. Benissimo! Lo potete vedere tutto in lingua originale su YouTube. Che culo, non perdetemelo! Io onestamente purtroppo mi sento di non consigliarlo perché a me personalmente non è piaciuto, non mi sono piaciute determinate cose, gli ho trovati i soldati troppo deficienti e quant'altro. Probabilmente per gli anni Ottanta era un gran film, invecchiato un po' malino, perché io l'ho visto per la prima volta nel 2020 e ahimè, non mi sento di consigliarlo. Poi sicuramente è la mia opinione, e su questo non si discute, poi ognuno ha la sua. Ma adesso, per il gioco di 6 gradi di separazione, no, si deve passare ad un altro film. Hai ragione, quindi per la tua gioia attacco io, che sono già ti sto simpatico, vero? Dunque, io ringrazio il Bergonzi per il bellissimo spunto, perché ha messo, adesso faccio tutto un preambolo, parlo 3 ore. Nel quale grazie al Bergonzi, così che non dico un cazzo su me, venite, faccio anche allora, io la farò brevissima, anche perché di raccontare la trama. Dunque, io prendo al volo la palla da Bergonzi con Southern Comfort di Walter Hill, scelgo uno degli attori del cast, che poi è uno dei due sopravvissuti, quindi uno dei due protagonisti, e scelgo Kit Carradine. Kit Carradine, come Pokémon. Attore di Hollywood, ma comunque alternativo, voglio dire, non proprio il divo, non la maxi star, nonostante arrivi da una dinastia di attori, perché il padre era John Carradine, e celebre la famiglia Carradine per essere una dinastia proprio di attori. John Carradine era il padre che fece Ombre Rosse, tra i tantissimi film in cui recitò il padre John Carradine, figura Ombre Rosse di John Ford, era proprio all'interno della diligenza dei protagonisti, dove ci stava John Wayne, dove ci stavano insomma tutti il mitico Ombre Rosse di John Ford. Il figlio, uno dei figli è Kate Carradine, l'altro è David Carradine, protagonista di Kill Bill, di Tarantino e mille altri film, così come Kate Carradine. Kate Carradine io l'ho apprezzato tantissimo in un film che è quello che vi porto, che è I Duellanti di Ridley Scott, che è un film che mi piace tantissimo. A me, lo dico già, Nardu sta preparando le cartucce e il Bergonzi dirà delle cose. L'unica cosa che mi sono chiesto è davvero avevano le trecce. È vero, le trecce. Comunque, è protagonista dei Duellanti di Ridley Scott, che è il primo lungometraggio di Ridley Scott del 1978-79. Vinse, se non sbaglio, a Cannes quel film. 77, scusami Paolo, vediamo cosa mi dice qua. 77, hai ragione. Festival di Cannes, premio per la miglior opera prima, miglior regista straniero a Ridley Scott e David di Donatello del 78. E, un film meraviglioso, è bellissimo quel film, è un gioiellino proprio da tutti i punti di vista. E lo tiro fuori, guarda Nardo sta zitto, lo tiro fuori perché, primo, perché è di Ridley Scott, perché il primo lungometraggio di Ridley Scott, secondo me, descrive benissimo la poetica, l'arte, il modo di fare cinema di Ridley. Rispetto, per esempio, lo contrappongo subito a Southern Comfort, perché i Duellanti non è, lo stile di Ridley Scott non è molto realistico, anche se nei Duellanti tira fuori dei momenti comunque coi piedi per terra, perché per esempio c'è un utilizzo della camera a mano che non ricordavo così tanto. Usa molto il camera a mano Ridley in questo film. E la storia, la trama, ve la racconto brevissimamente, è la storia di due ufficiali dell'esercito francese ai tempi di Napoleone. La storia si snoda praticamente seguendo l'ascesa e la caduta di Napoleone, quindi va più o meno
l'ascesa era già in corso, perché prende le vicende dal 1800, proprio 1800, e Napoleone venne incoronato imperatore, se non sbaglio, da lì o quell'anno o poco dopo, quindi era già all'apice Napoleone, e procede fino oltre la campagna di Russia, finisce intorno al 1816 la vicenda, ed è la storia di questi due ufficiali che si inseguono, diciamo non è che si inseguono, ma per 16 anni della loro vita, tutte le volte che si incontrano, si sfidano a duello. Più che altro è uno che odia ferocemente l'altro, sì, e l'altro per piglio d'orgoglio è costretto a sfidarlo. Sempre. A odiarlo, esatto, e arriva ad odiarlo comunque anche lui per il tormento. Sì, perché cazzo, sempre sotto casa mia a dirmi, esatto, solo come comincia il diverbio. Comincia, ci sono Dubert, interpretato da Kate Carradine, e Ferò, interpretato da Harvey Keitel, tra l'altro. Keitel? O Keitel? Io lo chiamo Harvey Keitel o Harvey Keitel, dipende. In realtà si dovrebbe dire Harvey Keitel, secondo me, come Keith Carradine. Siamo calmi, non ti sfido, duello. Harvey Keitel o Keith Carradine. Comunque è praticamente il Keith Carradine. Dubert deve portare una missiva a Ferò, l'altro ufficiale appunto interpretato da Harvey Keitel, comunicandogli che è sotto arresto perché sempre a duello ha quasi ucciso il nipote del sindaco, se non sbaglio, una roba del genere. Il nipote del sindaco. All'inizio del film, il film inizia con un duello tra Harvey Keitel e il nipote del sindaco, che viene ferito praticamente quasi a morte. E Harvey Keitel... Viene accoppato proprio. Harvey Keitel, Ferò, si sente terribilmente offeso da Dubert, Keith Carradine, perché osa comunicargli che è in arresto. E Keith Carradine giustamente dice... È la morale dell'ambasciatore non porta pena. Cioè, esatto, ma lui dice, io cosa ci posso fare? Mi è andato, oltretutto gli è andato un ordine, verrà poi punito anche per non averlo fatto arrestare. Ferò lo sfida a duello immediatamente. Lui rifiuta, trascinato fuori casa dall'altro, nel giardino, nel cortile di casa, e si affrontano per la prima volta. Sembra già finire a favore di Ferò, di Harvey Keitel, quando invece Keith Carradine ha una reazione improvvisa e riesce a sovrastarlo, a difendersi, e viene per la prima volta, delle innumerevoli volte in cui si sfideranno, viene interrotto il duello, in quel caso, se non sbaglio, dal passaggio di una carrozza o qualcosa di simile. No, viene interrotto. In realtà se è Keith Carradine che se ne va, lo ferisce un braccio e lo butta nella paglia e se ne va, perché ma non lo uccide, non gliene frega un cazzo. Il film sarebbe stato molto corto, fosse morto subito uno dei duellanti. E infatti lì secondo me c'è l'occhio del regista da paura, perché quella reazione comunque è cinematografica, perché non è del tutto realistica. Ha proprio un momento alla Rocky Balboa, Dubert, Keith Carradine, uno di quei momenti che mai succedono nella realtà, una specie di mossa da Super Saiyan, riesce a contrastarlo e aspetta, perché nel cut dopo Ridley Scott ti fa una citazione di Kubrick esemplare, parte con la famosa zoomata, quella di Barry Lyndon, dal particolare all'insieme, a tutto l'interno. Infatti parte con un cut su una bottiglia, su un tavolo, si allarga per poi presentarci la stanza in cui vive Dubert, che è tutto graffiato in faccia dal duello, e parla col suo compagno, con Militone, gli dice appunto quello che è successo prima di subire un cazziatone dal suo capo che l'aveva mandato ad arrestare Keitel. Per farla breve, tutto il film si svolge con i momenti dei loro duelli. Segue la storia di Napoleone, la storia della Francia, ma si concentra unicamente, comunque segue i due protagonisti, e mostrandoci anche alcuni momenti delle guerre napoleoniche, tra cui bellissima secondo me la campagna in Russia, sia a livello scenografico, a livello di costumi, scelte registiche, di prenderti solo un particolare di una carrozza abbandonata con dei soldati morti congelati, per darti l'idea del conflitto, e ci riesce benissimo, e anche per dire com'erano ridotti comunque i soldati
In quel momento e poi attraverso appunto riescono ad arrestare Ferò, perché alla fine poi dopo la campagna napoleonica, siamo già nel 1814-16, ti descrive i due esili di Napoleone, uno a Sall'Isola d'Elba, poi a Sant'Elena. A quel punto gli imperialisti, coloro che erano a favore di Napoleone, vengono messi o sotto arresto o inquisiti, e tra questi c'era Ferò, Harvey Keitel. Ovviamente l'antagonismo di Ridley Scott, che è un buonista inglese, tutto quello che vuoi, e tra il nazifascista Keitel, che è appunto un estimatore di Napoleone, Kit Carradine, che invece è Dubert, che è più un progressista, è più per il popolo, è più un comunista, diciamo, non saprei come te la dico, proprio sempliciotta. E quello che è anche la storia d'amore all'interno della, con sì, quella semiprostituta. C'è tanta roba in questo film. Ci sono delle storie, tre storie lui nel corso almeno di quelle che noi vediamo. Due importanti e una la prima, in cui si vede che ha un flirt, comunque una certa intesa con la massaia di Keitel, la donna di casa di Keitel. Sì. Questa bellissima Gay Hamilton con cui Kit Carradine ha proprio degli scambi. E poi altre due donne nel corso della sua vita, nel corso di questa parte della sua vita, e finiremo poi con l'ultimo duello, che è quello in cui, bellissimo, i due si devono incontrare all'interno delle rovine, hanno all'interno di una rovina, di un grande borgo in rovina, devono entrare uno da una parte, uno da un lato opposto, con due pistole, un colpo per ogni pistola, quindi hanno due colpi a testa, devono trovarsi all'interno di questo bosco, tra queste rovine, e affrontarsi con queste due pistole. E alla fine vince Dubert, perché Keitel finisce i colpi, Dubert ne spara solo uno, rimane con la pistola puntata su Keitel, e abbiamo un cut fantastico del regista che ci porta in un altro momento della vita dei protagonisti, in cui Kit Carradine torna da sua moglie, finalmente finita questa storia, e Harvey Keitel, vestito esattamente come Napoleone, sembra praticamente Napoleone, cammina per quest'altura da solo ammirando il paesaggio, e riecheggiano nella sua testa le parole di Dubert al momento in cui gli ha risparmiato la vita con l'ultimo colpo di pistola, dicendogli, sintetizzando, secondo le regole della cavalleria, in questo momento la tua vita mi appartiene, e io ti chiedo, in nome dei 15 anni in cui tu mi hai tormentato con questo duello, di comportarti con me come se tu fossi morto. Tu sei deceduto. Boom. Finisce il film. Io la pelle d'oca, perché il finale è bellissimo, è tutto il film, è poesia, è bellezza tecnica. È... Tieni conto di una cosa, che comunque è tratto da un romanzo di Conrad. È vero. Cioè io ho imparato a non portare rancore guardando questo film. Solo 15 anni che provo ad ucciderti. 15 anni. No, è molto interessante. Tra l'altro il duello finale, anche se vuoi, anche lì c'è un rimando, almeno nella prima parte del duello, anche lì Barry Lyndon, se vuoi. Sì, ma è tutto Barry Lyndon. L'hai citato già prima. Sì, tra l'altro, Kubrick e Barry Lyndon è molto presente. C'è una carrellata laterale a un certo punto di Dubert che entra in una casa, che sembra la fotocopia della carrellata laterale con cui Alex il Drugo nell'Arancia Meccanica entrava nel condominio di casa sua e saliva le scale per andare dai genitori. Ci sono dei momenti che ti riportano a Kubrick, diciamo che un po' l'influenza più importante che ho notato in questo film di Ridley Scott. Mi ero segnato un'influenza anche importante, sto facendo sbadigliare Narducci. Faccio una piccola parentesi antroposociologica. Oh mio Dio! I protagonisti sono degli Ussari. Ah, è vero. Quindi... sono degli Ussari, che sono una frangia dell'esercito, era una frangia dell'esercito ungherese, che poi in realtà ancora, mi pare, tutt'oggi sono presenti nell'esercito francese e inglese, e sono considerati tra i migliori tra i vari reparti, perché sono un reparto d'assalto
che storicamente, se non vado errato, hanno perso solo una volta. Erano quelli che erano praticamente degli assaltatori schermagliatori. Loro facevano salti a gamba. Spesso nel Age of Empires 3 gli Ussari. Li usavo spesso in Age of Empires 3 gli Ussari. Erano un'unità... Bravo. E nessuno di loro combinava casini? Non c'era una qualità grafica tale da vedere le trecce di Stiquere, Kaitel, da altri. No, scusa se ti ho interrotto, c'era un'altra curiosità. In realtà volevo solo dire appunto che i rimandi che ho visto più frequenti sono Stanley Kubrick con e Barry Lyndon, soprattutto con l'utilizzo della zoomata che apre sul totale, e lo usa più di una volta Ridley Scott. Quelle atmosfere da Barry Lyndon in cui la scena inizia con un gruppo di persone o di soldati che parlano quasi immobili a ricordare un dipinto, come li metteva in scena Kubrick in Barry Lyndon. Ci sono dei momenti di questo tipo. La colonna sonora lo richiama molto e ha del linguaggio della regia, il linguaggio scelto da Ridley Scott, ha degli elementi in comune con i film di Kubrick, ma ricorda, secondo me, anche delle grosse influenze che poi Ridley Scott purtroppo perderà nella sua vita o comunque non ci mostrerà più tanto, al free cinema inglese, anche al kitchen sink, ai film di Lindsay Anderson, Carol Rice, Sunday, quelli con Albert Finney, che tra l'altro è nel cast anche di questo film. C'è Albert Finney, c'è anche Edward Fox, attori da segnalare, c'è Albert Finney, che voglio dire è un grandissimo attore inglese, protagonista di Sabato sera, domenica mattina di Lindsay Anderson. Oddio, devo andarmelo a cercare. Credo che tu abbia ragione. This Sporting Life con Robert Harris, mi riferisco, che tra l'altro io, vedendo questo film nel DVD, ho anche il primo cortometraggio di Ridley Scott, che è Il ragazzo e la bicicletta, interpretato da Tony Scott, suo fratello, ed è uno stile in bianco e nero perfettamente lineare con il kitchen sink inglese, col cinema inglese. Stai facendo ridere, signor. Mi sono immaginato un ragazzo a bicicletta in bianco e nero, chiedo scusa. E infatti il corto è noiosissimo, cioè non sembra... Non avevo dubbi, da un titolo così esaltante. 26 minuti. Qualcosa di triste. 26 minuti di realismo puro, che dici, ma Ridley, cavolo, tu hai una regia del tutto che è molto distante, secondo me, dal realismo. La regia. Allora, dico anche io la mia su Due Lampi. Oh, alleluia, ti stavo aspettando. Sicuramente di più di quelli della Fonte Silenziosa, ma ci vuole poco. Comunque, è un bel film, mi è piaciuto. Non parlo di regia perché non mi intendo manco per il cazzo, ma parlo più che altro della bravura di Keitel e Keitel. E appunto del suo antagonista, in questo caso Keith Codine. Comunque, ambedue mi sono piaciuti. A me piace Keith, mi è sempre piaciuto dal cattivo tenente, le Iene, dal tramonto all'alba. Mi è sempre un attore che mi piace, quindi, dato che già mi piace l'attore, seguo meglio il film. L'ho trovato un po' lunghetto, come film. Mi sarebbe piaciuto, non lo so, vabbè, vedere forse un po' però, più dura un'ora e quaranta sto film, dura un'ora e mezza, un'ora e quaranta. Tre ore. È vero, è pesantissimo come immagine, come densità, è molto denso. Già un film che si basa su un duello, sull'odio tra due uomini, che è Rob Roy, già quello è un film che dura tanto, ma è velocissimo. Sì, vabbè, io non mi esprimo invece su Rob Roy, comunque, cioè non mi esprimo su Liam, no, c'è Liam Neeson, no, chi è Liam Neeson? C'è Tim Roth. Liam Neeson. Tim Roth e Liam Neeson. Sì, non è... Meraviglioso. Va, bello, sì, lo guardo, gli do la sufficienza, perché comunque un po' mi ha preso, eccetera, però come, vabbè, non...
Una cosa volevo dire su questa cosa della... A me sono piaciuti tantissimo, un film che ho visto già tantissimi anni fa e mi piacque già tantissimo. E c'è una contrapposizione, secondo me, tra gli stili. Cioè, Kittel, che è un attore di metodo, che arriva più o meno dal background dei vari Pacino, De Niro, da adesso non so di preciso, lui, Harvey Kittel, fece 14 volte o 10 volte il provino per entrare all'Hector Studio. Non lo ammisero mai, se non alla decima volta... E oggi credo lo sia ancora il direttore artistico dell'Hector Studio, Harvey Kittel, di New York. Questo per dire, uno degli attori emblematici. Mentre Kit Carradine, secondo me, per il fatto che fosse già figlio di John Carradine e quindi della vecchia scuola, quella di Henry Fonda, per intenderci, degli attori americani, è una bella contrapposizione, perché io Kit Carradine non l'ho mai visto lavorare in quel senso, ma arriva eccezionalmente, secondo me. Carradine è comunque un attore che punta molto sul vero, poi non è ecco, non è un attore di spessore. Beh, è un attore di Altman, però, di Nashville. Esatto, è un attore, e volevo arrivare anche qua, che tra l'altro anche lì, lui è anche musicista, tra l'altro. Ha vinto l'Oscar per Nashville. Sì. Kit Carradine lavora molto sul sottile, poi comunque si appoggia molto alla sua fisicità, il belloccio, magrolino, lo vediamo anche nel film dei Guerrieri della Palude Silenziosa, e tutti i ruoli che fa si assomigliano molto, non lavora sì. molto sul personaggio, non puoi farlo discostare troppo da quello che è lui. Anche in Nashville, per esempio, di Altman. Sai che io Nashville non l'ho mai visto. Nashville è molto bello. È grave, perché di Altman li ho visti quasi tutti. Nashville mi manca. Altman, tra l'altro, è un regista che ha praticamente fatto qualsiasi cosa. Totale, cioè, non c'è Altman. Un film uguale all'altro, non lo puoi dire. Questo è un film di Altman. Fantastico. No, perché l'ha fatto da... Basta pensare a Mesh, a Nashville. Il lungo addio. Il lungo addio mi manca, ma anche gli uccelli uccidono. Quello non l'ho visto, ho visto Warren Beatty e McCabe, come i compari, con Julie Christie. Che fotografia quel film, ragazzi. Mamma mia, una fotografia incredibile. Altman lavora molto su quello, è molto tecnico su quello. Io la prima volta che ho visto... Keith Carradine è stato nella serie TV Dexter. Ah dai. Io la prima volta che l'ho visto faceva un personaggio in Dexter. Dexter mi manca, la serie. È un alti e bassi, però lui mi è piaciuto, soprattutto perché è un eroe che si bomba la sorella di Dexter. Che è sempre una bella gnocca. Fotografia lui ormai. Allora, dei duellanti, oltre agli attori comunque eccezionalmente bravi, perché arrivano per tutto il film l'uno e l'altro anche con due stili diversi. E che fotografia, ragazzi, una fotografia eccezionale. Su quello è stato fatto un lavoro comunque molto 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 bello. Soprattutto anche nelle scene dinamiche di duello, nelle scene quando c'è delle cavalcate, quando c'è il duello con la spada. Ho capito, scene dinamiche. Le scene di nani presenti nel film non ci sono. O anche bellissima quella scena che crea un'angoscia allucinante, il duello che fanno con la spada sotto quella specie di tunnel. Sì, di grotta, allucinante, stavo pensando a quello. Già li vediamo che sono sfatti, non vediamo l'inizio del duello. Sì. Sono completamente ricoperti di sangue, tirano fendenti a caso finché praticamente poi li separano, perché... perdono le spade e iniziano praticamente ad abbracciarsi e a cercare di sputarsi addosso, probabilmente perché non hanno più forza. Non stanno più in piedi, e tra l'altro 4 luglio. Dubert ha un pezzo di pelle che gli svolazza qua sulla spalla, cioè un pezzo di pelle, proprio un pezzo di carne e pelle. Fotografia eccezionale, musica e colonna sonora bellissima,
e dei momenti veramente eccezionali, anche le ricostruzioni, i costumi, l'atmosfera è silenziosa e dà l'idea comunque della, del passato, del Settecento, dell'Ottocento che sia, e la dà, riesce a darla questa quest'idea con... No, poi ha fatto un lavoro con le luci che, vabbè, non, tu citavi appunto, citavamo prima Barry Lyndon, non ha fatto il lavoro di Kubrick, però comunque anche nelle scene di interni o nelle scene quelle quando sono nel, negli accampamenti con luci di candele o simili, crea molto questa, questa atmosfera cupa, molto densa, ecco. Nartucci, sì. Gli sono tutte le palle. Mi ha sentito un rumore. Essendo lo spettatore medio, sentendomi parlare giustamente, dato che avete una cultura cinematografica e tecnica ben più ampia della mia, di Tizio, Caio e Sembrogno, che hanno fatto i film di Gianni e Pinotto con la partecipazione di Enrico VIII, direi che ogni tanto mi perdo. Fondamentalmente, rimanendo al film, bello, mi è piaciuto, carini duelli, l'ho trovato un po' troppo lungo. Mi sento di consigliarlo? Sì, magari per chi ha voglia di vedere un film con dei bravi attori, un bravo regista, e, che racconta comunque una storia di odio vicendevole, scaturito così per un piglio d'orgoglio. Io citandolo con questo primo piano alla Ridley Scott nei Duellanti, che se notate questi primi piani al limite del fuorifuoco, tra l'altro è stato operatore per quasi tutto il film Ridley Scott, e lui nei titoli di coda figura come operatore, e in quella scena del duello che citava... Stai leggendo! Non sto leggendo un cacchio, non sto leggendo un cavolo, ho letto i titoli di coda del film e c'è Ridley Scott operator. Inquadratura di Ridley Scott. Ma non sto citando, sono fuori fuoco. Non sto leggendo niente. E poi, tra l'altro, per riprendere quello che diceva Albergonzi prima che mi passi di mente, dello scontro nel tunnel, nella grotta che sia, nella cantina, c'è un momento in cui la camera guarda, va a vedere l'entrata, l'ingresso di questo tunnel e gli entra quasi la luce in camera. Pensa un po', sì. Arrivare a mettere, a far arrivare, entrare quasi la luce in camera e di una capacità comunque di cioè, insomma. Quando ci sono la gente, che c'è la gente appollaiata sulle finestre. Sì, eccezionale. Sono lì, sì. A guardarlo e c'è un movimento di camera per cui la camera gli arriva quasi il diretto, come si dice, mamma mia? Il filo di luce diretto, non mi viene la parola. Cioè, sì, lo consiglio, di due mezzo meritato. È la fine. E quando mi ricordo su una chat di WhatsApp lontana, ma ragazzi, parliamo di 2-3 film, no, almeno 9! Va bene, Andrea, è il tuo turno. Io lo consiglio, per me è quasi un capolavoro ed è uno dei migliori film che ha fatto Ridley Scott. Cioè, è difficile... Tra queste, lo si è superato secondo me veramente solo con Blade Runner, con rispetto ai Duellanti, Ridley Scott. Uno dei Guaranardos mi sta aspettando al varco. E bom, per me ci sono Blade Runner... Stavo guardando un'altra parte. Non è... Alien e i Duellanti. Poi, passo la palla. Per me è un 8. Voto. 8 e mezzo, 8 almeno. Andrea, signor modernatore Narducci, a lei il termine. Non mi sento di dare un voto numerico, mi sento di consigliarlo per le motivazioni già da me citate prima, nel senso, è un bel film, ha dei buoni attori, l'idea è carina, e al di là di tutti i tecnicismi che si possono elencare, di inquadrature mozzi, cazzi, mazzi, palazzi presenti all'interno del film, analizzandolo semplicemente da mero ignorantissimo spettatore che si vuole vedere un film, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto.
più di altro. abbiamo declassato Ridley Scott da regista a intrattenitore. È un intrattenitore. Un film te lo guardi per intrattenerti. Hai no? ragione, Nardu. Ridley Scott è un intrattenitore, ma a quei tempi Ridley Scott era un artista della Madonna. Cioè, comunque era un bravissimo artista. Ma intendi nei tempi medievali o premedievali? No, ai tempi duellanti e arte. Boh. Non è intrattenimento, così come Blade Runner. Qua stai spoilerando il terzo Blade Runner. Eccenzia. Blade Runner è arte, non è solo intrattenimento. Il Gladiatore, secondo me, è un bellissimo film di intrattenimento, parlando di Ridley Scott. È perfetto per l'intrattenimento, Gladiatore. Comunque, dite la vostra. Nardu, tocca a te. Siamo al terzo grado di separazione. Che ormai è un grado decisamente molto grave, oserei dire. Morti tutti ormai, tra cazzata. Allora, sì, cerco di essere molto breve e circonciso, come piace a me. Quindi, sempre parlando dei gradi di collegamento dei vari film, parlerò di un film dell'omonimo regista di cui tanto abbiamo parlato fino adesso, ovvero, come dicevava, come si chiama questo regista? Si chiama Ridley Scott, per caso. Sì, Jerry Scott, hai detto bene. Uno quindi, che ha sbagliato pochissime volte, io sto aspettando tu che cosa hai da dire. Ha sbagliato davvero pochissime volte, secondo me due o tre volte. Vediamo, sentiamo cosa dici. Chiaramente la bellezza non è oggettiva, ma soggettiva. Quindi un'opera di quella che può essere intrattenimento, ma qualcuno definisce intrattenimento da altre arte. C'è da dire che a me questo film personalmente ha allietato. E da lì non se ne esce. Stiamo parlando di The Consul. È andata via la linea. Detto anche Le Procuratore. Un piccolo spoiler del film. Comunque, Le Consul del Procuratore, che è praticamente la storia di questo avvocato, tratto da un libro possibile di Cormac McCarthy? Sì. Ok. È tratto un libro di Cormac... La sceneggiatura è di Cormac McCarthy. Sì. Prima scrittore e poi è diventato sceneggiatore. È il montaggio di Pietro Scalia, questo l'ho letto su Wiki, però. La scenografia di Arthur Max. Ho letto anche su Wiki. Comunque, montatore di parecchi film di Scott, Pietro Scalia. È la storia di questo benedettissimo avvocato che decide di fare una botte via nel campo, nel campo del narcotraffico. Quindi decide di finanziare uno scambio di droga. La cosa va a puttane e quindi l'avvocato vede quello intorno a sé crepare. Quindi fondamentalmente, detto in maniera minimale, questa è la trama. Beh, personalmente non mi metto a disquisire di regia, fotografia o altro, ma gli attori che hanno interpretato, ovvero l'avvocato interpretato da Fassbender, c'è anche il cameo di Bruno Ganz, il compianto Bruno Ganz, c'è ovviamente Brad Pitt, Javier Bardem, Penelope Cruz e Cameron Diaz. Grazie. Quindi c'è anche Cameron Diaz. Stavi dimenticando il fulcro del film, secondo sì, me. La fregna. Non me lo ricordo. Il fulcro del film è la fregna. Cioè, te lo dice anche in maniera chiara. Anzi, no, vabbè, chiaramente la figa è il motore che muove il mondo. Ed è anche a volte, come vediamo nel film, si fotte i motori. In che senso? In quale film hai mai visto una donna fottersi una Ferrari? In The Consul puoi goderti quella scena lì. Più che altro immaginando. In qualche sito un po' particolare trovi gente che si fotte le macchine. Ok. Comunque, io dico un po' i pensieri annebbiati, dato che sono un po' cotto, però comunque è una storia fondamentalmente molto drammatica, che secondo me ha un taglio decisamente realistico e crudo, ed è anche un po'
forse lo stile di Cormac McCarthy come scrittore, di inserire quella sorta di lettura filosofica di quella che è la vita. Abbiamo visto la lettura filosofica, varie filosofie nei confronti della vita, come Il non è un paese per vecchi, e anche ovviamente in questo film che è The Counselor, così come anche nella strada. E comunque, fondamentalmente, per farla molto breve, io l'ho trovato un film intrigante, interessante, che si lascia seguire bene, un film moderno, poi del 2013. Quindi. E onestamente mi sento di consigliarlo a chi ha voglia di vedersi un film, diciamo, attuale, moderno, che parli fondamentalmente di droga, narcotraffico e di storie che vanno a puttane, no? Nel senso che vanno male. Quindi non confondiamoci sul fottersi le Ferrari. Ovviamente la mia opinione, cosa che non è condivisa da certe persone che non sanno nulla di cinema, è Kubala, che adesso ci dirà la sua. Sei andato. T'ho sentito. Quindi dici, ma perché questo film a te non è piaciuto? A me non perché è piaciuto, si vede, no? Che ti sono no, è un film che non mi ha proprio pigliato al tempo. Dunque, ero andato al cinema a vederlo e avevo delle grosse aspettative da questo film, e invece mi ha terribilmente annoiato, ma più che altro mi sono sentito un po' umiliato, un po' preso in giro da questo film, perché proprio mi ha fatto vedere quanto in quel periodo, era il 2013, c'era stata la crisi Goldman Sachs, eccetera, nel 2008, e comunque da noi è arrivata un po' dopo, e soprattutto ai livelli a cui sto io di vita arrivata in quegli anni, si sentiva tantissimo comunque. E quel film parla solo di soldi. Come ti ho detto, quel film è pettinato di soldi. Cioè, è una roba veramente di gente con un sacco di soldi, senza scrupoli, che farebbe qualsiasi cosa per... al di là di questo, che è una delle cose che mi ha un po' sconcertato per la crudezza, è vero comunque, è crudo nel fartelo vedere, cioè non giudica i protagonisti nel dirigerli, non giudica nessuno dei personaggi principali che vivono in questo modo, ma te li propone solo, te li fa vedere. Sono detestabili, ma soprattutto io ho trovato un po', non dico degli errorini, dunque vabbè, innanzitutto il film è dedicato al fratello Tony Scott, che era morto proprio suicida in quel tempo. Io l'ho interpretato comunque come un modo di un po' di fare un dispetto, perché è stato colto sul vivo Scott dalla morte del fratello, eccetera, gli ha voluto dedicare un film, però ha voluto dirmi, io l'ho interpretata così, Tony Scott è stato uno dei maestri dell'intrattenimento del nostro, almeno della mia adolescenza e della mia infanzia, dei contemporanei intendo, e per cui ha voluto fare un film terribilmente noioso, pesante e livido, proprio livido quel film. Anche la sua fotografia è cupa e buia, e soprattutto io già dall'inizio, vedendo Fassbender e Penelope Cruz sotto quelle coperte in un momento romantico, non ci ho creduto, ma neanche per un secondo io gli ho dato credito a quei due. Quindi non mi sono innamorato del loro amore, capito? Non sto giudicando nessuno degli attori, perché il cast è stellare, sono tutti bravissimi, tutti precisi, quello che vuoi, ma c'è qualcosa che non funziona comunque. Non c'è amalgama. Brad Pitt è un po' sottotono, c'è un Brad Pitt un po' inchiodato, un po' sottotono, non è particolarmente brillante. E aspettandoti tutto quello che c'è da questo film, il fatto che già ti annoi, già sia molto cupo, sia molto di testa, sia molto fumoso, perché quello che voleva dire, secondo me, Nardu, e non ti voglio dare contro, nel senso che ma tu hai apprezzato questo, perché comunque è segno di grande intelligenza e grande maestria, secondo me, proporti un film in questo modo, cioè rendendotelo molto difficile da seguire. Non sono l'unico che l'ha detto delle persone con cui ho parlato, quindi secondo me tu, io ti dico, a te comunque ti dico, no, non mi piace,
non lo consiglio veramente, guardatevelo con molta calma quando vi capita, non è una roba da vedere, però ti dico comunque, se l'hai apprezzato io lo voglio rivedere, e perché sei riuscito a seguire una chiave di lettura che sono sicuro che ci sia, ma che io non ho voluto leggere, probabilmente non mi aspettavo una cosa così profonda comunque in quel momento da parte di Ridley Scott, mi aspettavo qualcosa tipo, se ve lo ricordate, Revenge di Tony Scott, quello con Kevin Costner, sempre un po' su lui che tradisce il boss lo fa fuori, eccetera. È una molto situazione... è molto parlato The Counselor, molto... Sì, è verbosissimo. Qua volevo dire due cose, nel senso che anche a me non ha entusiasmato moltissimo come film, soprattutto perché l'ho trovato molto didascalico. Praticamente ogni personaggio aveva la sua visione del mondo, la sua visione della vita, e la sciorinava al protagonista. Cioè, sembrava quasi un videogioco. Il protagonista... Bravo, sì, una kermesse. Esatto, si spostava in un posto e c'era il personaggio di turno che gli diceva no, perché la vita è così, devi fare cos'ha, le cazzate, bla bla bla. Da partire da Bruno Ganz, no, tra l'altro dei monologhi anche belli, molto belli, però all'interno del contesto del film fanno perdere, l'ho trovato molto pesante. Non ho trovato la cupezza che dice Federico per quanto riguarda le riprese e tutto. Io tanto cupo. Su quello non l'ho trovato tanto cupo, ma l'ho trovato tanto, tanto pesante, tanto didascalico. È vero che gli attori hanno fatto comunque un bellissimo lavoro, però tutti un po' sotto quelle che erano le loro capacità. O sopra le righe, come Fassbender. Secondo me è un po' sopra le righe Fassbender. L'unica che mi sento di, e non per ragioni sessuali, di salvare Cameron Diaz, perché esatto. Qua ha dato un bellissimo esempio di capacità attoriali un po' fuori da quello che è il suo cliché, diciamo, di persona. Anche a me è piaciuta. Sì, sono d'accordo. Devo dire che invece Penelope Cruz... poteva farlo un manichino, è la sua parte. Sì, no, sì. Potevano anche non usarla. E Bardem si è fatto proprio un po' il coglione, più che altro, secondo me. Si è stato bravo sempre, sufficienza, però proprio un po' un coglione. Cameron Diaz ha dimostrato rarissime volte, fa l'attrice, in questo film ha fatto l'attrice. Fighissima, ma ha fatto l'attrice, cazzo. L'altra cosa che mi veniva comunque da dire, no, molto bella la fotografia, molto interessanti le riprese, è un po' telefonato come film, nel senso che praticamente, sempre per ritornare al discorso videogioco, il protagonista incontra il personaggio che gli spoilera praticamente quello che accadrà dopo, in poche parole. Ci sono delle scene, secondo me, che hanno poteva anche evitarsi, proprio per l'economia della storia, come quando c'è il tizio dentro il barile, la storia del tizio dentro il barile, che se lo scambiano con la Colombia, così, un po' per divertimento. È una cosa buttata lì, una cosa simpatica, nel senso, un aneddoto simpatico. Però per l'economia del film, questa scena qua, non ha molto senso. È molto brava anche, cioè non molto brava, devo dire, anche la madre del ragazzo che poi viene poi decapitato con quel filo d'acciaio. Sì. Tra l'altro fa una particina piccolissima, cioè compare... Lei è un'attrice, anche lei ha fatto la poliziotta in qualche film, adesso non ricordo bene. Ah, forse Rosy Perez, è messicana? Esatto. Un po' latina? E allora sì. Aveva fatto quel film sulla lotteria con Nicolas Cage. Rosy Perez ha fatto quello che, come si chiamava? Non mi ricordo il titolo, anni 90. Era stata candidata all'Oscar per quella parte. E poi l'ho vista recentemente in qualcosa poco tempo. Ah, no, ecco, fa la cosa giusta con Spike Lee. Ah, beh, grande, sì. Il film dell'89. Sì. Niente, l'ho trovato un po' così. Ho anche il fatto di gli scagnozzi di Cameron Diaz. Sono personaggini che l'hanno, secondo me, un po' buttati lì.
non ha dato troppo spessore e troppa importanza, secondo me, ai dialoghi e ai vari personaggi, al cast, diciamo, quello un pochettino più stellato, e poca rilevanza ai personaggi minori, che invece potevano avere un pochettino più di spessore. Ecco, io devo dire una cosa. È la prima volta che ho visto la scena, diciamo, finale di Brad Pitt, devo dire che è stata costruita molto bene a livello di tensione. Cioè... sì, quella prima che gli mettano, diciamo, il cappio, no? Lì è costruita molto bene. Avrei quasi preferito un piano sequenza, onestamente, in quella scena, che avrebbe fatto crescere ancora di più la tensione. Cioè, quella dove lui esce dalla banca, cammina. Ah, lo strozzano! Sì, vede varie persone che gli passano vicino, eccetera. Sì, poi crudissima. Che fanno jogging, gli mettono questo cappiettino che si stringe inesorabilmente. Mi è piaciuta anche la reazione dei passanti, che non hanno fatto assolutamente niente, come farebbero realmente nella vita reale, cioè vedessero uno che dice vaffanculo, che si tiene il collo in quel senso lì, e poi alla fine stringi, crudezza assoluta. Lui, che sembrava il più furbo di tutti, è quello che è finito peggio di tutti, quasi. Sì. Tra l'altro predomina il grigio in quel film tantissimo, come tinta. Ci sarebbero un milione di cose da dire anche su questo film, Ardu, per la tua gioia potrei parlare un'altra mezz'ora, così. Però mi arriva un mattone da questo. Da che parte me lo tiri? Da destra o da sinistra? Pum! Comunque, ha voluto fare un po' il Tarantino, che secondo me è il regista tra quelli moderni, famosi, super famosi, e quello più agli antipodi. Cioè, nel senso, Tarantino vorrebbe essere Ridley Scott, ma non ce la farà mai, e Ridley Scott vorrebbe essere Tarantino, ma non ce la farà mai, e sono entrambi eccelsi nel loro modo di fare le cose. Sì, quindi... è vero, perché il fatto di avere questi grossi dialoghi molto lunghi, sì, del genere, è vero, c'è questa componente tarantiniana, che però Tarantino è in grado di mantenere, sì, quello che è Tarantino mette molto più cazzo nelle sue battute. Più che altro, cioè, Tarantino è uno dei suoi nodi cruciali è l'utilizzo dei dialoghi come centralità del film. Per Ridley Scott, sì, è il movimento la centralità del film, secondo me. È un regista di movimento, di azione proprio. E lo rappresenta benissimo nei Duellanti, e lo è anche in questo. Comunque, le scene movimentate sono una bomba. Con l'ultima roba, che non mi ricordo più, quindi potrei passare tranquillamente la parola, sul cast hai detto tu, è sbilanciato sugli elementi di contorno, gli elementi principali, è molto sbilanciato. E non mi ricordo quello che volevo dire, e basta. Per me questo film ripeto, Ridley Scott secondo me si è sbagliato pochissime volte nella sua vita, e chiamiamolo sbaglio, voglio dire, non è questo lo sbaglio più grosso che ha fatto in quel periodo, perché è stato uno dei periodi più bassi di Ridley di nuovo, ed è stato Exodus, che è stato il film dopo, secondo me è lampante questa cosa. Mamma mia, che monnezza Exodus. Bruttissimo Exodus, terribile. Questo non è così brutto. Non lo guarderò. Io ho visto tutti i soldi del mondo, invece mi è piaciuto. Aspetta, ma Exodus è quello dove c'è quell'attore scozzese che fa l'egiziano? Sì, c'è Joel Edgerton rasato a zero, fluorescente, che sembra il dottor Manhattan, cazzo. È terribile, fa troppo schifo quel film, è di una bruttura terribile. Ho detto a Ridley, volevi bestemmiare? Esci, tira una bestemmia, non cercare di distruggere la Bibbia, Mosè, tutto. L'ha devastato, veramente. Comunque, tiriamo le somme. A me è piaciuto, fanculo. Me lo riguardo. Dai un voto, Narducci, dai questo voto. Do un voto, secondo me il 7. Io 5 e mezzo. Lo consiglio, sì, nel senso che è un film abbastanza piacevole. Do un 6. No, la sufficienza gliela do a Ridley Scott, nel senso che comunque il lavoro sulla fotografia, gli attori e tutto, sì, diciamo che la sufficienza gliela do. Guarda come ho cercato di mettere la webcam.
Che bello. L'inquadratura, ti prego, di chi è l'omaggio, a chi va l'omaggio. Cioè, comunque sì, gli ho dato 5,5 perché mi ha fatto proprio incazzare, più che altro. Andare al cinema aspettandomi di stare bene, di divertirmi o di passarmela bene, e ne sono uscito dicendo cosa ho visto? Non ci ho capito. Prego, però riguardalo. Un paciocco, ma me lo voglio riguardare. Exodus invece non lo voglio rivedere. Passiamo all'ultimo film. Yes. L'ultimo film. Allora, io mi sono collegato a Cormac McCarthy. Spero di averlo pronunciato bene, dottor Bala. No. Cormac McCarthy. Che ha scritto il soggetto, il romanzo di questo film qua, che è The Road, con la regia di John Hillcoat. E qua, se vogliamo, abbiamo un altro collegamento con il primo film. No! John Hill e John Hillcoat. Hill, tutte e due colline. Walter Hill è un film molto ansioso, no? Walter Hill. Allora, qua è stato anche questo film qua criticato, passato un po' in secondo piano. Secondo me è un film che va visto più volte a distanza di tempo, nel senso per assorbire meglio quello che sono i contenuti. È vero che... ma prima passiamo alla trama. Mi è piaciuto. Eh? È molto minimale la trama. Sì. È molto minimale, soprattutto i personaggi si costruiscono all'interno della vicenda, perché non hanno un nome, per esempio, nel ragazzino, né lui. Forse nessun altro ha un nome. Forse soltanto, come si chiama, Robert Duvall, che fa il vecchio. Ma torniamo alla trama. Molto breve. Scenario post-apocalittico, di cui non si sa praticamente quasi nulla, di cosa è successo. Sta di fatto che la terra è completamente bruciata. Non ci sono più alberi, non ci sono più animali. E questo uomo, interpretato da Viggo Mortensen, e suo figlio, cercano di sopravvivere spostandosi da un posto all'altro, vedendo scenari raccapriccianti, da appunto morti. Ecco, l'altra cosa fondamentale che poi va a prendere un po' la prima parte del film è che il genere umano si è convertito al cannibalismo, quindi mangiano altra gente. C'è una scena, tra l'altro, abbastanza pesante in cui... Madonna, ho avuto gli incubi per quella scena. Arrivano in una casa in cui, scendendo sotto in cantina... Sì, è vero! Trovano le persone che vengono praticamente allevate da altri per potersele poi mangiare. Che schifo! Chi allevate, direi conservate. Sì, è la macelleria. L'hanno sì, tutto, la fattoria, c'hanno sì, la gente sotto, pronta per il macello, vanno a turno con i fucili, non so cosa fanno, gli staccano dei pezzi, li portano su, li cucinano, si ma... E la storia, diciamo, il background invece del protagonista di Viggo Mortensen, l'abbiamo nel corso del film, in cui si vede praticamente questa apocalisse che ormai è arrivata, che fa una particina. Charlize Theron, che fa la moglie. È la moglie, la mamma. Esatto, che partorisce e poi decide di scappare perché non riesce a sostenere questa... Cioè, in realtà vuole prima ammazzarsi, vuole ammazzare tutti quanti, vogliono che si suicidino, e invece non... Guarda che non è che è scappata, Si è proprio fatta fuori. Sì. Cioè, ti fa capire che... Esatto, si fa capire ed che... è una scelta molto condivisibile quella di Charlize Theron, in una situazione del genere mi farei fuori anch'io. Ma il perché si capisce? Il perché si capisce, si ammazza? Perché si capisce? Perché lei non riesce a reggere il fatto di vivere, tra l'altro è una cosa anche abbastanza attuale, loro vivono soltanto in casa, non possono uscire, non vogliono uscire. Sì. Con la leggera differenza che stanno morendo di fame, praticamente stanno la gente anche morendo di fame.
E la tematica del film, oltre al tema apocalittico, classico, questo è un po' un cliché, tratto appunto dal libro di McCormick, vuole un po' questa relazione tra il padre, il figlio e un ipotetico Dio che non esiste. E quindi il padre trasferisce un po' la sua fede, se vogliamo, in quello che è il bambino. Cioè lui vive e cerca di sopravvivere semplicemente per dare un futuro, se mai può esserci, al figlio. Ed è una situazione bella. Ed è un classico che... Sì. No, dico, il fatto che il padre, vabbè, sono stronzo, continuo a parlarti sopra. Ok, finisco io, poi vi cedo la parola. È un classico romanzo di formazione perché in tutto il film incontra vari personaggi che mettono in luce aspetti psicologici e sociali di quello che è questo nuovo mondo in relazione al vecchio mondo. Lui spiega al figlio che ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ma non sa come riconoscerli, anche perché il figlio non ha mai visto il mondo che c'era prima. E quindi è il padre che cerca di dargli una sorta di insegnamento, ma nemmeno lui sa come fare. E poi c'è questa pistola che prima inizialmente ha due proiettili, poi ne avrà solo più uno, viene data spesso al bambino per dirgli: se sei in pericolo sai cosa devi fare, ovvero il suicidarsi. Quindi il tema del suicidio, il tema di farla finita in qualche maniera, ma questa forza di voler continuare a sopravvivere anche se in condizioni allucinate. La fotografia è molto bella, le scenografie sono stupende per questo paesaggio desolante, è poco parlato come film, anche qua la cromia tende sempre al grigio, al marrone, è un film molto polveroso, molto, molto dark, molto sporco, se vogliamo. Un'ultima cosa, che ci sono appunto, qua fanno, è un po' un film dei cameo, perché abbiamo, come dicevo prima, Robert Duvall che fa l'uomo anziano che incontrano, il vecchio cieco, e ecco, vecchio cieco, qua possiamo anche fare il rimando a Tiresia, ma questa se vogliamo la lasciamo, se no apriamo un dibattito lunghissimo. E poi Guy Pearce che fa un'apparizione finale quando... il bambino poi, qua spoilero, mi spiace, decide di andare con questa famigliola di persone. E tra l'altro anche quella scena è molto interessante perché Guy Pearce, anche se in una singola scena, riesce a far emergere il dubbio. Cioè non si sa se lui è buono o cattivo, il bambino non sa. E lui non dà nulla al bambino per fargli credere che sia buono o cattivo, finché poi non vediamo che c'è la moglie, che i due bambini e il cane. Un'ultima cosa importantissima è la colonna sonora stupenda di Nick Cave, che con John Hillcoat aveva già lavorato più volte. The Proposition. Proposition, bravissimo. The Proposition. Sì. La cosa che mi sento di dire è molto bello il messaggio che il padre dice al bambino di portare il fuoco, quindi esatto. di tenere viva l'anima, di tenere viva quella che è l'umanità. Comunque, prima citavo Tiresia, qua possiamo mettere anche un bel Prometeo. Sì, sì, le ombre, la caverna, no, scherzavo. No, quello è Platone, non c'entra niente. Prometeo è... Sì, e quello che ha rubato il fuoco, bravo, e poi viene ammazzato per sempre. Bravo. Sì. E se non sbaglio era un titano, però, Prometeo, sì. Era un titano. E tra l'altro era un titano che era stato salvato dagli dei perché... tipo si era alleato, comunque non aveva accettato di allearsi con Crono, praticamente gli dei l'avevano risparmiato, esatto. Ma sentendosi schernito, se non sbaglio, robe del genere, dopo un po' ha fregato il fuoco agli dei e l'ha portato in terra agli uomini. Allora, sì. La scena comunque più bella del film è quando incontrano il gruppo di cannibali. Dico, all'inizio. Quelli non quelli della casa, l'inizio. Quelli del camion.
Quelli all'inizio. All'inizio, sì. Quelli col camion, sì. Bella, bellissima scena. Bella. Ed è anche molto bella quando lui, dopo che è arrivato finalmente al mare, sta benedetta terra promessa, non trova niente, e c'è il nero che ruba... Sì. Ruba le cose, lui lo recupera, anche l'attore che fa il nero, non mi ricordo come si chiama, ma l'ho già visto. Tipo, sì, anch'io l'ho già visto, tra l'altro allora, l'ho visto. Ce l'ho qua, il ladro è Michael Kenneth Williams, vediamo sì. Che cosa ha fatto. Deve aver fatto qualcosa recentemente perché l'ho visto in un trailer oggi o ieri. Ha fatto The Gambler, faceva uno negli strozzini. Ah, ok, presente. The Gambler è figo. Ha fatto anche l'ultimo Ghostbuster. Cos'è l'ultimo che ha fatto? Uno degli ultimi? Fammi vedere. Allora, Mother's Brooklyn, che di Edward North. Regia di Edward. Quello di Norton, sì, non l'ho ancora visto. Assassin's Creed ha fatto. A me piaceva quando faceva Rewire. Ha fatto anche Robocop del 2014. Faceva il collega nero. E Miracolo a Sant'Anna. Bello, molto bello tra l'altro sto film qua. E cosa dire ancora di questo film qua? No, è pieno di citazioni, è pieno di rimandi alla cultura classica, a drammi sull'esistenza, per quanto riguarda il rapporto con gli altri esseri umani. C'è una scena anche molto carina in cui il protagonista Viggo Mortensen cammina su un tappeto di soldi, e in cui praticamente ormai non servono più a nulla. No, ma quando è già? Non me lo ricordo quel pezzo, cavolo. Verso l'inizio. All'inizio, sì. Ah. Oppure quando... Ecco, un'altra scena che è un po' una chicca, una piccola perla che fa entrare nella psicologia dei personaggi, perché qua ti fa entrare un po' per volta. Quando entrano dentro una fattoria, e ci sono due tizi che si sono impiccati, e Viggo Mortensen guarda il bambino e gli dice: dai, vieni via, sono cose che hai già visto. Sì, quella frase gliela dice quando c'è un corpo semicarbonizzato, completamente decomposto su un letto anche. Ah, quando giusto, poi il bambino sì. Lo chiama a specchiarsi e gli dice: guarda come siamo magri, papà. Sì. È molto bello quando il bambino vede la testa del cervo. Ma mi togliete una curiosità. Il bambino è un bambino o una bambina? È un bambino. È un maschio, non è lui in quel film lì che si svela alla fine. C'è un film in cui alla fine c'è un bambino che per tutto il film credi che sia un maschio e poi una femmina o viceversa. Non mi è venuto in mente l'altro giorno riguardandomi The Road, che The Road è un film che ho visto quando era uscito. Io inizio, ti dico, più o meno, allora, mi aspettavo quando uscì, mi ricordo, qualcosa di grandioso perché era stato molto annunciato. Se non sbaglio, McCarthy aveva già vinto, aveva già fatto Non è un paese per vecchi, nel senso i fratelli Coen avevano già fatto Non è un paese per vecchi, sì. Quindi era il periodo di esplosione di Cormac McCarthy. È uscito questo film, John Hillcoat è un regista, adesso non ricordo cosa ha fatto dopo, ma arrivava da The Premonition, molto amato dai festival amatori, cioè da molte gente tecnici e non tecnici di cinema come chicca Hillcoat. Viggo Mortensen comunque, bravo attore, in media sempre bravo, iconico in Signore degli Anelli. Il film mi è piaciuto. Quando era uscito mi ricordo che non mi aveva entusiasmato troppo, perché mi aspettavo anche lì qualcosa di più. Più che altro mi aspettavo più cose dentro il film. In realtà è un film pieno di solitudine. Sì. E lì torno al Medioevo, perché è una solitudine medievale. Mi è venuta questa definizione dopo averlo visto, pensandoci, dico, ma una solitudine medievale, per ricollegarlo ai duellanti. Ha dei momenti di solitudine molto simili. E non succede a livello, cioè succede pochissimo nel film, perché sono spesso loro che camminano in solitaria. E hai il bambino che rende la faccenda a volte un po' troppo fiabesca, un po' troppo buonista, un po' troppo da barilla, alternata a volte anche ai ricordi di Charlize Theron. Però come sono d'accordo con te Paola, un impianto scenografico della Madonna, delle scenografie
incredibili, dei costumi comunque studiatissimi, equilibri cromatici, riprese, cast comunque funziona tutto. Lì, per esempio, a differenza del film che dicevamo prima, anche i dettagli sono molto curati. Lo stesso ladro, un bravissimo attore, compare per pochissimi minuti di film. Ah, comunque dico una cosa sul finale. Secondo me, io l'ho interpretato che la famiglia è buona, più che altro buone non si mangiano tra di loro perché hanno il cane. Ah, avrebbero già mangiato il cane, hai ragione, è vero però. No, cioè, il cane è considerato una parte della famiglia, quindi non è mangiato, e quindi possiamo dedurre, o perlomeno io l'ho dedotto dal fatto che hanno il cane, che portano il fuoco anche loro. L'altra cosa che mi viene in mente è che la cosa particolare del film è che lui è quello disilluso, Viggo Mortensen. Ormai lui vive per il figlio, e in realtà l'umanità gliela dà il figlio, e è solo grazie a lui che riesce a, che ha ancora fede nelle persone, ha ancora pietà. Invece, ancora, aspetta, ancora, scusami, è un bambino, gli stanno esplodendo quelle cose, quella è l'ingenuità di un bambino, che è contrapposta comunque al tramonto di un adulto, che però è già, secondo me, lui era già in parte morto quando ha perso lei, che amava probabilmente tantissimo, almeno a intuirsi, il rapporto era idilliaco, o quasi. Lui figura come l'uomo perfetto, che è quello che riesce a fare in Viggo Mortensen, anche in A History of Violence. Quanto è bello History of Violence, che è bellissimo film, quello è un capolavoro. Ecco, la differenza è che The Road Warrior vorresti dire, di Mad Max? No, The Road Runner. The Road Runner qual è? Italiano, è Lupo Solitario. Ah, quello di Sean Penn, è stupendo. Vero, sì, ci sono Viggo e David Morse sono i protagonisti. Bel film, ma vabbè, lì dovremmo aprire un'altra puntata. Allora, questo l'ho trovato semplicemente un po' noioso rispetto a, secondo me, al potenziale che poteva raggiungere. È stato un pochino sotto quel potenziale perché è stato un po' troppo noioso, ha esagerato secondo me un tantino nel mostrarci loro soli in diversi luoghi. Poteva asciugarla quella faccenda, accorciandolo, sostituendolo magari con dei momenti di azione o di scambio con delle altre persone, o mostrandomi qualcosa di più di quel mondo e dandomi qualche informazione in più, soprattutto su quello che è successo, porca miseria. Ma guarda che le informazioni, nel senso, io ho fatto un po' un'analisi sul film. All'inizio del film lui apre dicendo: gli orologi si sono fermati alle 13 e tale ora, 13:30. Cos'è che fa fermare un orologio? Una tempesta magnetica. Un'esplosione nucleare. Un'esplosione nucleare. Ah, davvero? E non lo sapevo. Perché l'esplosione nucleare fa anche una cosa elettromagnetica. Comunque le teorie sono o che c'è stata una guerra nucleare, o che è esploso il vulcano di Yellowstone, oscurando quella che è la luce, e quindi impedendo la crescita delle piante. Quant'altro. Che tutti quanti non hanno più cambiato le pile dei degli orologi, e quindi... Sì, però comunque quella fine, cioè, se tu ci pensi, una fine planetaria, questo vuol dire che non tutti gli alberi stanno morendo. Quindi cos'è? Non c'è più fotosintesi, non c'è più... Sì, è dovuto, no, quindi comunque hai ragione che potrebbe essere dovuto alla deviazione dei raggi solari, perché quelli sono processi che arrivano coi raggi solari. Oppure un surriscaldamento globale, oppure la gente è uscita, c'è arrivato il Covid, ha detto basta, io mangio la gente. Boh, me ne iniziamo. Basta, va dei nanilli. No, anche perché si vede... Va dei nanilli. E da lì ha iniziato a bere la birra, ha iniziato a mangiarsi a vicenda, strappava la figlia degli altri. Siamo rimasti io e te, dottor Narducci. A me è piaciuto un prego comunque il film. Ma facciamo un pronostico, allora, ti dico, io gli do un 7.5. Sì, 7.5-8. 7.5-8. Tra l'altro, per chi conosce anche Nick Cave per la sua discografia, è perfettamente collimato col film, perché no, forse nessun altro poteva
assorbire e restituire così tanto dal punto di vista musicale. Tant'è che nella la proposta, il film che hai citato, che è il film precedente, Nick Cave ha curato anche la sceneggiatura del film. The Proposition, sì, era mezzo suo. Sì, se non sbaglio ci fa anche una parte. Quello non lo so, non mi ricordo. Ha fatto qualcosa con John Hillcoat, Nick Cave, a livello cinematografico, non solo di videoclip, perché Hillcoat credo che abbia collaborato a qualche suo video, qualcosa del genere, o concerti, ma Nick Cave deve aver fatto un personaggio o una parte, sai? Non vorrei dire... E la cosa, ecco, la cosa interessante è comunque che molta... molti musicisti di quel periodo hanno comunque lavorato tanto anche nel cinema, vedi Tom Waits, vedi Hugh Laurie, non Hugh Laurie, uffa, non mi viene in mente il nome, quello che ha fatto anche Down by Law. Ho capito, Rod Lurie. È molto interessante questa cosa qua, dove praticamente questo periodo storico, se vogliamo così, degli anni, che poi vabbè adesso è proseguito anche negli anni 2000, si incastonavano musica, arte, cinema, tutto quanto assieme, che temo che adesso un pochettino si stia perdendo. Questa fastosità un po' underground che c'era, Iggy Pop anche. Underground, però allora il motivo per cui io non do più di 7 a questo film è perché secondo me rispetto alla struttura e alle basi che ha è troppo sempliciotto, cioè si rivela poi troppo sempliciotto con questi momenti da mulino bianco tra papà e bambino. È chiaro, è vero, mi arriva tutto comunque l'allontanamento, l'abbandono del padre in un momento del genere. Io quel bambino per esempio gli ho dato un minuto di vita, capito, dopo che è successo quella cosa, perché ci pensa, il padre in un mondo del genere dura un minuto, non riesce neanche andare a dormire quel giorno lì, probabilmente, che è già morto. Riguardo alcuni momenti, alcune soluzioni, spesso per culo trovano le cose, la botola camminando, poi il tipo alla fine, appena muore il padre arriva la famiglia, cioè ho capito che è allegorico, ho capito che è poetico, però è immediato. Quindi ti dico, mi sarebbe piaciuto dargli 8, ma non me la sento e vedo dei limiti anche in Viggo Mortensen, purtroppo, in questo film. Non so perché, lo trovo quasi perfettamente credibile, calato, ma ci sono dei momenti, io credo che la parte più debole siano i flashback. Sono delle scene, forse le hanno girate in fretta, non hanno cose, eccetera, ma non mi è arrivata la parte, il flashback, che francamente si poteva, voglio dire, non era così fondamentale, visto che non mi rivelano poi tutta sta roba. Il flashback, se non vado errato, in realtà nel libro, che non ho letto, ma ho letto delle recensioni, è stato messo successivamente. Ah. Non è un elemento così presente. Infatti è sbilanciato anche fotograficamente, ha una fotografia molto, lo rovina un po', perché la fotografia nel presente è non è trascurata per niente, anche granulosa, capisci, ha un pulviscolo nell'aria, l'aria ha una consistenza, l'altra invece è più una ripresa da studio veramente, perché l'aria è pulitissima, è asettica, sembra che si entri per un secondo in un videoclip, non va bene questa cosa, o in uno spot girato molto bene, non va su bene. Quello sono d'accordo. Su quello secondo sono me d'accordo. No. È un flashback, ok, forse un suo sogno, in realtà non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ma lo spettatore non è così intelligente, secondo me, da porsi tutte le domande che ci poniamo noi quando lo guardiamo un film. Con tutto rispetto per gli spettatori, magari lo sono. Adesso l'intelligenza di uno spettatore, credo che dopo sta quarantena sono diventati tutti critici cinematografici. No, guarda che sono peggiorato, Però questo doveva essere un film, purtroppo ha questo problema. Secondo me non sapeva bene che strada prendere, perché poteva essere un film artistico di altissimo livello o un blockbuster della Madonna. E non sapeva, cioè sapeva, e lì lo capisco, cioè è un prodotto, è finito, è un bellissimo lavoro, tutto quello che vuoi, magari con il cuore in mano, rivedendolo da vecchio, da solo come una merda, come lui, gli darò 7,5. Vabbè, tra qualche mese. Tra qualche mese, grazie. Ma faccio io il moderatore adesso.
Allora, io sono partito questa volta con il primo film. Alla prossima puntata direi che adesso toccherà a uno di voi due proporre il film. Chi se la sente e se ha già un'idea? Io allora un'idea ce l'ho. Anticipo il Nardo di brutto. Vai. Rimango nel periodo da cui ha iniziato Paolo. Poi vediamo se ci piace, se non ci piace. È un film che avevo provato a vedere, non mi aveva convinto granché, però apre dei collegamenti e può... Aspetta che ti confermo il titolo perché ce l'ho anche in DVD a casa. Propongo una regista di cui già avevamo citato un film in chat non molto tempo fa, che è il suo primo film, di Catherine Bigelow. Pensavo a The Loveless, che è un film di William Defoe dell'82, che io ho in DVD. Se no c'è, che mi tenta tantissimo e mi piace sempre moltissimo, e Il buio si avvicina, sempre della Bigelow, che è un film che mi è piaciuto un sacco. La Bigelow, tra l'altro, ex moglie di James Cameron, sì, che ha fatto, cioè, Strange Days, non lo vogliamo citare? Infatti. James Cameron, intendi il paese. James Cameron, fantastico. James Cameron. È nero James Cameron. Lo chiamerò solo più James Cameron io adesso, quell'uomo, ti giuro. E adesso parte il meme, sai, di neri con la bara. Che anche perché probabilmente hai i soldi del cazzo. Cioè, proprio secondo me hai i soldi Cameron, il prossimo film incassa come il prodotto interno lordo del Cameron. Cioè... Io non ho capito che film dobbiamo vedere. Allora, The Loveless. I senza amore. Eh? I senza amore. Bravo, il senza amore. Ah, vabbè, sì. Il singolare. Con William Defoe. È una storia di bikers. È una roba che in realtà secondo me non è sta roba. Perché io l'avevo preso, convinto, anche lì il primo film della Bigelow. Ah! Non è i duellanti, ecco, sicuro. Okay. Benissimo. Però non sono mai riuscito a vederlo tutto. Ho visto Il buio si avvicina. Ho visto Il buio si avvicina, che se volete usiamo quello, che è un po' più bello. Però The Loveless... No, ma prendiamo Loveless. The Loveless, io me lo vedo finalmente sto DVD che c'ho. Ve lo puppate anche voi, lo distruggiamo e vediamo i collegamenti. L'obbligo. Vabbè, mi vedrò The Loveless e ma so già che farò una recensione cattivissima. Si trova? Se non si trova, facciamo Il buio si avvicina. Ok, qui uno di due. Il buio si avvicina, si trova di sicuro, c'è Bill Paxton. Perché tra l'altro qua mi dà, ad esempio, la pagina di Wikipedia me lo dà soltanto in inglese, non me la dà in italiano. Quindi... Aspetta. Vediamo se riesco a farti vedere la copertina da sta webcam. Allora, The Loveless, dove ce l'ho? Qua. Allora, The Loveless. Sì. È questo. C'è la locandina, c'è William Defoe, tipo Strade di Fuoco di Walter Hill, tra l'altro, ma no, che collegamento! C'è William Defoe agghindato esattamente come quando fa il cattivo in Strade di Fuoco di Walter Hill, che ha il cappello tirato, tutto perfetto, con il ciuffetto, il giubbotto di pelle, la giacchetta di pelle scollata, così. Ma quindi se vogliamo possiamo chiamare questa cosa qua, visto che c'è sempre sto Ilkot che ci sta perseguitando all'inizio, scollinando, cinematograficamente scollinando, film scollinando. Cinematograficamente scollinando, va bene, chiamiamola cinematografica. Molto bene, io vi ringrazio, buonanotte. Notte. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao, buonanotte.